Eccoci qua, cari amici di La Mia Vita Spaziale, per una nuova puntata dedicata all'innovazione. E oggi soprattutto vogliamo parlare di news, cioè un modo nuovo di leggere le notizie per rimanere sempre aggiornati. Ma lo vediamo subito dopo la sigla. La Mia Vita Spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Ho detto che c'è un modo nuovo, ma in realtà non è affatto nuovo, ma la piattaforma si rinnova continuamente. E sto parlando delle notizie. E c'è un modo nuovo di guardare le notizie, perché quando noi vogliamo essere aggiornati su quello che riguarda le nostre riviste, piuttosto che le notizie locali, piuttosto che quelle nazionali o nel mondo intero, oppure vogliamo seguire un nostro hobby, un nostro interesse, quindi tutto quello che si dice in rete riguardo a questi argomenti, la cosa più difficile da fare è individuare, diciamo, le fonti giuste per capire cosa leggere e cosa no, cosa ti fa perdere tempo e cosa no. Perché, diciamo la verità, internet è una gran bella cosa, ma sta riempiendo la nostra vita di informazioni, fin troppe. Il problema quindi è saper discernere quelle migliori. C'è un'applicazione che io uso tutte le mattine che mi aiuta moltissimo a fare questo in poco tempo. E dicevo prima, è un modo nuovo perché la tecnologia che usa è molto vecchia, diciamo dall'origine quasi di internet, però la piattaforma è molto nuova perché è responsiva, perché può essere ottimizzata nel migliore dei modi sul proprio smartphone oppure sul proprio iPad, come io uso. Questa applicazione si chiama Feedly. Feedly non è altro che un condensatore, possiamo dire così, un assemblatore di RSS, di news, di feed. Cos'è? Infatti c'è già nel nome Feedly. Cosa sono gli RSS? Sapete che quando un blog, un sito, qualsiasi piattaforma di internet pubblica delle notizie, può farlo facendo delle pagine oppure degli articoli. Questi articoli hanno un piccolo codice dentro che può essere letto dal proprio browser o da programmi apposta come appunto Feedly, dove praticamente c'è scritto il titolo, l'argomento, quindi una specie di sommario dell'articolo, la foto e l'articolo in questione. E questi aggregatori di notizie, così si chiamano, come Feedly, cosa fanno? Prendono questi indirizzi RSS e li trasformano, cambiandone la grafica, in un bel giornale, in una bella rivista da sfogliare. Così io alla mattina, ogni giorno, ho, riguardo agli argomenti che mi interessano, tutti gli articoli a portata di mano, formattati tutti nel medesimo modo, con il titolo formattato uguale per tutti e la foto in miniatura, io cliccando la quale entro dentro l'articolo stesso e posso leggerlo bene, non entrando quindi nel sito, ma praticamente questo programma Feedly prende il contenuto del sito ma lo trasforma a suo modo, creando quindi una sua grafica, una sua rivista. Qual è il vantaggio dell'utilizzo di questi strumenti come Feedly? Beh, innanzitutto Feedly è gratuito per fare tutto quello che si può fare. In una versione a pagamento ha qualche funzionalità in più, ma sinceramente non ne sento la necessità. Ma soprattutto io posso registrarmi, quindi posso iscrivermi ai feed che preferisco, dividendoli per categorie. Per esempio, io ho fatto una categoria comunicazione, una categoria Macintosh, dove dentro tutte le cose della Apple, una categoria motivatori e una categoria advertising, perché mi piace seguire un po' il mondo della pubblicità, e una categoria fotografia. L'ultima categoria che ho scelto di creare è quella di social media, perché mi occupo proprio di questo. Quindi dentro ogni categoria io ho tutta una serie di fonti che posso semplicemente cercare attraverso Feedly stesso e mi trovo fuori
automaticamente l'indirizzo del feed RSS da cui pescare le notizie, di fonti che voglio, come dire, leggere ogni giorno per vedere se ci sono delle novità interessanti. Per esempio, ho aggiunto Ninja Marketing, ho aggiunto Inside Marketing, ho aggiunto Corcom, ho aggiunto Scande, Rudy Bandiera, Seth Godin, mio guru, Tira Graffi e altri siti. E quindi cosa succede? Che ogni giorno questo programma, tutte le volte che lo apro, guarda se ci sono dei nuovi contenuti, quindi ti fa vedere in automatico quali sono quelli più popolari, quindi quelli più letti, quelli più visti, quelli più commentati, quindi fa in qualche modo una selezione, e poi gli ultimi articoli che queste fonti, diciamo, hanno pubblicato per quel giorno. Tutto è sfogliabile comodamente a pagine, quindi finite le pagine, tu cosa fai? Vai a girare pagina dicendo che hai già visto tutti quegli articoli. Quando c'è un articolo che ti interessa, lui innanzitutto, entrandoci dentro, ti fa vedere che l'hai già letto, quindi non devi ritornarci sopra in un altro momento. In secondo luogo, ti può aprire direttamente il website dove tu puoi entrare, ti fa vedere in automatico diciamo i tag di altri articoli correlati sull'argomento, quindi se vuoi approfondire, e poi ci sono tutta una serie di pulsantini da cui puoi pescare il link diretto, te lo mette nella clipboard dell'articolo, puoi aggiungerlo a, che ne so, a condividerlo su LinkedIn, su Twitter, su Buffer. Per esempio io uso Buffer per gestire un po' tutta la mia comunicazione, oppure Instapaper, o direttamente su WordPress, metterlo nelle Evernote, o condividerlo su Facebook, su HotSuite, un'altra suite proprio per pubblicare i contenuti. Insomma, io tutte le mattine mi guardo tutti questi belli articoli, decido quelli che mi interessano, li metto in Pocket. Se non sai cos'è Pocket, vai a cercarti la puntata di La mia vita spaziale che parla di questo strumento per me imprescindibile nella vita digitale. E la cosa interessante di questo programma è che puoi fare anche delle boards. Delle boards sono come delle lavagne dove tu puoi mettere, come delle scatole, diciamo, nelle quali tu posizioni lì quegli articoli che necessitano di fare qualcosa. Per esempio, io ho fatto delle varie board, uno con scritto da commentare nel blog, nel mio blog personale, uno da leggere, perché magari no, in quel momento non ho tempo di leggere, ma lo metto lì per poterlo leggere con calma, uno da suggerire e un altro da pubblicare su Buffer, che è la mia piattaforma nella quale pubblico sui vari miei social. Insomma, uno strumento davvero potente che alla mattina, quando così cominci la giornata, ti dai uno sguardo a tutte queste informazioni, tu puoi seguire quindi quello che si dice in giro nella rete di importante riguardo a un tuo hobby, a una tua passione, a una tua professione, a una tua competenza o alle notizie locali che ti circondano. Insomma, un bello strumento, Feedly, gratuito, provalo. Bene, spero di esserti stato di aiuto anche in questa puntata della mia vita spaziale. Se ti sei perso tutte le puntate precedenti della mia vita spaziale, perché magari mi stai ascoltando in questo momento in diretta su Radio RCS, ti invito ad andare su Spreaker, che è la mia casetta, oppure di andare sul mio sito www.andreabrugnoli.it/podcast, dove trovi tutti gli episodi. Pensate, questo è il 179esimo, quindi hai 178 altre puntate da andare a vedere per scoprire trucchi, consigli, tools, furbate, genialate per rendere la nostra vita sempre più digitale, sempre più smart, insomma, in una parola, sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.